Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati su Expeditions Viking. Il timer sta correndo fortissimo qua, quindi dobbiamo muoverci un attimo. Siamo andati a recuperare un po' di medicine e ne avremo bisogno davvero di tantissimissime. Abbiamo speso praticamente metà di tutto quello che avevamo. Possiamo provare ad andare a Marsh, ma non mi piace tanto questa idea, per cui... è occupato. Ah no, ok, non è occupato. Good shelter, low security. Io andrei comunque di nuovo là prima di andare là. Perché... no, 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 uè, 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 calma, calma, no. Devo andare qua. Sì, accampiamoci ancora. Devo curare un botto di gente, qua stanno tutti male, morenti, fortissimo. Cioè, aveva fatto quel cavolo di due combattimenti? Niente, tutti cotti, bruciati per sé. Allora, cura, ok. Poi tu cura ancora potentissimo. Tipo, cura me. Cura, non posso farla curare un'altra persona, se no non dorme neanche uno shift. Ne avremo due messi malino. Due messi malino. Tu puoi conservare? Sì. Abbiamo un po' di carnina. C'è qualcuno che... Gunnar ha un entreated e un meat va male. Allora senti, non facciamo il cook, facciamo due preserve. Ciò che dorme. E preserva dopo, così magari abbiamo più carne messa via. Ci sta? Perché lui va a cacciare prima di tutto. Per cui... no, metti carne, carne a tutti. Spoila della carne? No, mi sa di no. Per cui... se tu cuoci, poi dormi qua. C'è della carne che va male? Non dovrebbe, no. Perfetto. Allora, fermiamoci qua. No, abbiamo consumato 28 medicine e 4 di carne. Cavolo. Solo 3 carne abbiamo trovato, ma dai. Due sono guariti, ma ce n'è uno ancora non guarito. Direzioni ne abbiamo. Allora andiamo qua. Ma dobbiamo per forza passare da Ribe. Ma porca miseria. Va bene, cosa succede? Dei corvi. Una battaglia, morti morti. Cerchiamo tra i cadaveri. Non troviamo niente di che. Dici, se vuoi prendere qualcosa dai morti, devi lasciare qualcosa. Va bene, raccogliamo e lasciamo un'offerta. Quindi abbiamo perso 10 valuable, abbiamo ritrovato una spada inutile, vabbè. Ma noi volevamo andare qua in realtà, sai? Ok, allora. Andiamo con tutti. Non so se prendere Gunnar perché ha una frattura comunque. Ci proviamo. Perché qua ci sarà da combattere, di sicuro. Di sicuro. Allora. Cos'è che abbiamo da fare qua intanto? No. Vabbè,
visione del Bark. Ok, dobbiamo trovare Vrangr. E dobbiamo scoprire il discorso dei mostri. Allora, mettiamo questa intanto. Ma questo sono io? Ah, perché c'ho un caschetto adesso. C'è un morto qua. Una donna giovane. Ah, il suo cadavere era nell'acqua finché non è approdato là. Eccolo, Prangre. È coperto di fango. Sembra un ratto affogato. Oh, eccovi amici! Sì, voi! Sembrate davvero molto forti e capaci. Mi aiutereste a... Ci aiutereste un povero girovago che si è perso? Vrangr. Rimane sorpreso. Sì. Ti stavamo cercando. Perché, se posso chiedere? Mi ha mandato Brana. Cosa vi ha detto? Prendiamolo. Direi. Portiamolo a confrontarlo con lei. Torna indietro e arrivi con me. Cerca di scappare. Proviamo. Ok, il check ce l'abbiamo fatto. Saltiamo, lo prendiamo. Alle spalle. Tua moglie mi ha detto che cosa hai fatto. Quella pazza Bicchia. Non è abbastanza che ha dato fuoco alla nostra casa? Mi ha anche mandato della gente al seguito? Cosa? È lei stata lei a piccare il fuoco? Sì, sono appena riuscito a scappare e fuggire dalla città. Com'è che hai fatto scappare con così tanto? Stavo pianificando di lasciare la città comunque con la mia concubina. Valeva meno di 12 minerali comunque. Legalmente ne valeva la pena? Ho fatto degli errori, ok, ma merito la morte? Non posso lasciarti andare. Non voglio neanche ucciderlo, però. C'è una questione loro. Vabbè, lascialo andare. Ok. Scappa e svanisce dalla vista. Se ne va via. E riguardo alle provviste, prendiamo le provviste. Va bene, abbiamo preso le provviste, quindi. Vrangr Goods. Ok, che però probabilmente è una roba di quest che riportiamo alla tizia. Sì. L'altro la sua concubina dove... Cioè l'ha venduta, non ho capito. Parlava di 12 minerali. 12 ore. Prima di andare dai cosi, facciamoci la... No, dobbiamo andare comunque di qua. Per la... Dato, Who would want to live in a place such as this? chi è che vive qua? C'è molto fumo vicino al fuoco. Esaminiamo l'aria. Ci sono molti fuochi più piccoli. Quello che prima pare come dei rami. Invece poi si rivela essere delle ossa.
bruciate dal fuoco e ripulite. Potente interessante. Esamino le ossa e dico, stavano mangiando. Anche se le ossa sono larghe, non sono umane. Da quello che puoi supporre, sembrano essere di cinghiale. Ma non me ne stupisco, tutto questo posto darebbe di sicuro appetito a un uomo. Allora, della gente si è seduta qua, diciamo, esaminando i tronchi e le rocce. Ci sono tre punti separati che farebbero dei posti per sedere accanto al fuoco. Mi siederò anch'io qua se rimaniamo a curiosare ancora a lungo. C'era più di un fuoco. È difficile determinare cosa servisse il fuoco. Un cerchio di fuochi potrebbe scacciare il Lantern Man. Ok, ma noi non vogliamo aspettare qua in questo momento. Potrebbe servirci per il discorso dei mostri, ma adesso andiamo a raccogliere le erbe. Prima cerchiamo di capire un po' di più di questo. Questa casa si apre? Sì. C'è qualcuno? È aperta quindi. Quindi immagino. No, non c'è nessuno. Sono dei preziosi di vario tipo. Degli anelli, delle cinghie, pezzi di stoffa, delle figurine strane. Che ti osserva il mucchio? Resti questo. Pulisciti la saliva dalla bocca. Queste appartengono alle persone che sono scomparse nella palude. Lascialo. Se tornano, noteranno che qualcosa è assente. Lascerei anche tutto il resto. È casa di qualcun altro. Strano però che non mi mettesse il rosso del fatto che era un furto, che fosse un furto. Proviamo a passare di qua. Ah, ok, qua che dobbiamo. Cos'è sto albero strano? Okay, questo è di sicuro l'albero che la Ghidi ha menzionato. Sembra che è stato in questa zona per sempre. Esamini, trovi un posto coperto di barca, forse muschio. Così umido che si appiccica alle tue dita quando lo tocchi. Ne togliamo un pezzo. Ok. Ehi, lasciami questo. Due uomini e una donna si avvicinano al tuo gruppo. Indossano dell'equipaggiamento tipico di agricoltori allenati e obbligati a combattere, addestrati e obbligati a combattere nell'armata Lei Dangr. Abbiamo bisogno di quella roba, molto più di te, lascialo e allontanati dall'albero. Perché pensi che avete più bisogno di noi? Nostro figlio è gravemente malato e la strega ha detto che non sopravviverà questa settimana. Abbiamo bisogno di quel muschio per farle una cura. Se non ce lo dai, volentieri lo prenderemo da te. Quello alto comunque gli suggerisce: ehi, guarda che sono il doppio di noi e sono molto meglio armati, non possiamo vincere una battaglia. Vinceremo, non abbiamo scelta. Questo muschio è l'unica chance per mio figlio. Abbiamo entrambi lo stesso problema, dividiamoci il muschio. No! Come possiamo essere sicuri che metà del muschio possa essere sufficiente? È lo stesso mio pensiero.
Non metterò la mia vita, la vita di mio figlio a rischio per quello. Se combattiamo, uno dei nostri amati morirà di sicuro. E molto probabilmente alcuni di noi anche. Per cui se invece lo dividiamo c'è una possibilità che tutti sopravviviamo. Nefia non fa più obiezioni, ma sai, senti che il suo pugno si stringe. Questo mi sembra abbastanza ragionevole. Bene. La strega non mi ha detto che aveva bisogno di tutto. Sono abbastanza convinto che questo sarà abbastanza. L'uomo piccolo guarda nel tuo, con, tua direzione, poi la donna al suo fianco, poi di nuovo te. L'uomo più grande invece gli mette una mano sulla spalla e sembra tranquillizzarsi. Va bene, ok. Metà del muschio e speriamo. Spero soltanto che questo sia sufficiente. Dividi il muschio esattamente a metà e gliene dai un pezzo all'uomo preoccupato. L'altro lo metti in mezzo agli altri tuoi equipaggiamenti. Grazie a tutti voi. Capisco che questa sia la soluzione migliore. Posta Eir, guardare, cioè prendersi cura del vostro amico. Ok, speriamo che sia sufficiente adesso, perché qua rischiamo che muoia, però. Non volevo ammazzare quella gente a caso. Che c'è qua? Boh. Allora, mentre invece obiettivi, abbiamo i mostri, perché qua questo dobbiamo tornare lì. Che roba c'è qua? Ah, dobbiamo tornare alla casetta? Sì. Ma facciamo una cosa, esploriamo bene l'area prima. Troll tree. Campaign map. Direi esploriamo bene l'area. Ma tra l'altro questo sarebbe quello. Qui noi siamo così. Non capisco, mi turba parecchio il fatto che la mappa sia costantemente ruotata in modo sbagliato rispetto a come ti stai muovendo. Perché mi confonde non poco. Oh, di là non possiamo andare. Qua c'è solo il coso da andarsene via. Qua non c'è altro, mi sa. Who would want to live in a place such as this? Me lo hai già detto, Nefia, grazie. Those fires there. You can still smell the smoke on them. Sì, lo hai Whoever già lives detto here anche tu. may come back soon. Aia! Quanti lupi sono? Parecchi. Allora, chi mettiamo davanti? Non Gunnar, magari. Tu non hai modo di muoverti se l'altra è davanti, ovviamente. Pronti. Aia. Non tutti su Nefia, però per piacere, eh? Appena detto. Sono tantissimi. Non voglio danni gravi, please. Close. No, è caduta al suolo. Quello non ci arrivo. Facciamo che focussare questo. Ah no, ci arrivo a quello. Potevo fare il tiro quello super power. Vabbè. Riesce a seccare. Speriamo che riesca a seccare. Scusa, quanto hai di. Ok, 30%. Se facessimo quick shot è al 66. Dai, provaci. Vai. E riprovaci. Grandioso! Best quick shot ever.
Allora, direi tu. Ah no, c'è l'attacco d'opportunità, cavolo, non ci avevo più pensato. Plancalo, che così gli fai un danno incredibile, inverosimile alla miseria. Ok. E poi arriva Gunnar che, visto che questo è flancato, riesce a tirarlo giù. Please, potevo fare carica, l'avrebbe tirato giù di sicuro. E invece così no. E tra l'altro potevo curare l'altro, non l'ho fatto perché sono stato stupido. E chi è che ha ancora delle azioni? Lei. Posso demoralizzare o... Facciamo che demoralizzare. Ah no, ne ha demoralizzato solo uno. Niente. Dato questo si prenderà il... Ah no, cavolo, c'era l'altro. E niente, non ci ho pensato che c'era anche l'altro. Tu riesci a spostarti. L'altro ha già fatto il tiro, l'attacco d'opportunità, no? Per cui... Ah, ma lei cura, non può curare, vabbè. Ahia, mi ha buttato giù per terra. Ma Nefia non si tira ancora su. Aio no bueno. Allora. Ok, puoi fare un reckless strike su questo tipo. Ok, sbilanciato, ma non è un problema. Tu, seccami questo, please. Perché vado a curare? Vado a curare lui che è per terra, assolutamente. Però non lo tira su col cavolo. Però allora, tu puoi fare carica, no? Sì. E seccherebbe questo. Mi sembra una buona idea. Buono. Non ce n'è altri, no? Uh, 95, 95, posso fare quick shot? Sì. 66, 66, 60. Andiamo su questo, dai. E proviamoci di nuovo. Yes! Grande quick shot. E lei non è messa benino, ma fino a sopravviva. Ok, teoricamente solo uno l'attacca. Ok, per cui sopravvive, ottimo. Allora tu ora Nefia, Plox. Ci sta. Tanto siamo già a 23 minuti, ma adesso dovremmo riuscire a concludere tutto. Allora, lui carica, non può più caricare un corno. Già così, vai qua. Tu vai qua. Ok, ottimo. Io facciamo un reckless su di lui. Yeah! Criticone. E tu? Ti do una botta sulla faccia. Ottimo! Andata, dai, non ci abbiamo neanche rimesso nessuno. Per fortuna abbiamo poche medicine. Poche medicine. No new injuries, però aveva già delle injuries. 3 skill point, ma benissimo, bravissimi tutti. Scusa, riesci a raccogliere delle cose, please? Ok. Cioè, il puntatore del raccogli le cose è la cosa più rotta che abbiamo visto. Ok, venite un attimo qua, così vado a raccogliere. Ok, detto questo, io vi saluto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti, io vi auguro una buona giornata.